questi tempi e per come si era messa la partita, il punto conquistato dal Milan a Bergamo ha il sapore di una mezza vittoria, perché è arrivato meritatamente dopo una gara tutta all'inseguimento, anche se con la collaborazione di un'Atalanta arroccatasi all'inverosimile per difendere l'1-0. Ma dopo la sfida delle Azzurri d'Italia, tutti i dubbi sul Milan restano irrisolti. Leonardo boccia ancora in avvio Ronaldinho, giocano Pato e Untelar con Seedorf sulla tre quarti e Flamini preferito ad Ambrosini. Antonio Conte affianca Doni a tiri bocchi. La gara si gioca su ritmi piuttosto bassi, il che favorisce la manovra come sempre un po' a rallenti dei rossoneri. Seedorf al minuto 19 offre un assist per la testa di Untelar, il cui colpo di testa vincente viene correttamente cancellato dall'arbitro Rocchi e dai suoi assistenti per la posizione di fuorigioco dell'olandese. Al 21esimo l'Atalanta passa, Padoin mette in mezzo per Doni, il cui mancato controllo manda fuori causa i centrali rossoneri. Ne approfitta Tiribocchi, che con un preciso piatto destro infila le spalle di Storari, realizzando il suo secondo gol consecutivo dopo quello di 7 giorni fa con il Chievo. Il Milan subisce il colpo e prima di organizzare una reazione concede al 27esimo l'1-2 fra Doni e Tiribocchi, con conclusione dal limite del 36enne ex Sampdoria e Mallorca, che si spegne a lato ma passa molto vicino al 7. Al 35esimo a Untelar riesce uno dei primi ricami di una stagione finora anonima. Lo stop di Petto con pallonetto al volo è una prodezza, il contatto con Manfredini troppo leggero per convincere Rocchi a fischiare il rigore. Il direttore di gara è invece giustamente inflessibile al 38esimo con Radovanovic. Il 21enne serbo, già ammonito, trattiene Pato per la maglia e viene mandato in anticipo negli spogliatoi. Una decisione che innervosisce l'Atalanta, ma Padoin a destra continua a essere incontenibile, anche se Tiribocchi spreca il suo cross sparando alle stelle da ottima posizione. In avvio di ripresa tocca Ronaldinho, che Leonardo inserisce al posto di Flamini. La manovra rossonera ne guadagna, anche perché l'Atalanta abbassa troppo il baricentro e si lascia schiacciare in aria. Al terzo Pato costruisce e spreca, il papero si libera alla grande davanti a Consigli, ma poi si divora il gol, lasciandosi neutralizzare il tiro dal portiere avversario. Conte si accorge che serve più sostanza a centrocampo e inserisce Ceravolo per Tiribocchi, trasformando il modulo in un insolito 4-5 senza punte. Ma dopo qualche minuto l'ex tecnico del Bari deve rinunciare anche a Doni, che ha la peggio nel contrasto con Gattuso e viene rilevato da Caserta. Tatticamente non cambia nulla, perché i nerazzurri continuano a giocare soltanto negli ultimi 30 metri, senza neanche usare la ripartenza. Nel Milan entra Inzaghi al posto di Untelar, ma chi ci prova è Seedorf al 27esimo, Consigli fa buona guardia. Poi la cattiva sorte ci mette lo zampino, ancora Consigli si oppone alla grande sulla conclusione di Ronaldinho, poi sulla respinta, con lo specchio della porta completamente vuoto, Pato coglie un clamoroso palo. Al 38esimo il meritato pari arriva grazie all'asse Nesta Ronaldinho, il difensore pennella un pallone morbido stoppato con il petto dal brasiliano, che al volo trafigge l'ottimo Consigli. 1-1 è tutto da rifare per l'Atalanta, che però non ha più gli uomini e le forze per andare a cercare il raddoppio, eppure il Milan rischia grosso al minuto 43 sul contropiede atalantino e il contatto fra Zambrotta e Padoin lascia qualche dubbio, quasi quanto quello di qualche istante dopo in area atalantina ai danni di Pato. Rocchi lascia andare entrambi gli episodi e non fa torti a nessuno, un po' come l'1-1 finale dell'Azzurri d'Italia, che prolunga 4 la serie di gare senza vittoria del Milan. La luce in fondo al tunnel è ancora ben lontana.